Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo circa 2 mesi di utilizzo intenso, posso tirare le conclusioni definitive su questo prodotto, l'Autelivo. Perché adesso l'ho usato tantissimo, se chi mi segue ha visto tutti i vari video che ho fatto, sia a livello di recensione di prestazioni, che proprio a livello di riprese video nei vari luoghi in cui sono andato, quindi ho fatto volare l'Autelivo. Questo drone che secondo me è veramente, veramente eccezionale. Adesso tireremo le conclusioni sui pro e i contro, magari qualche contro c'è, su questo fantastico drone. Quindi ragazzi, lasciamo da parte un attimo l'Autelivo e partiamo dal radiocomando. Ora, punto veramente forte di questo drone è questo, il radiocomando, perché è un radiocomando veramente eccezionale. Ha un display in HD a colori che ci permette di pilotare il drone senza per forza usare lo smartphone. Ovviamente con lo smartphone si hanno delle funzioni in più, le funzioni orbit, le funzioni di follow me, o queste funzioni che diciamo, se non si usa il telefono non si hanno, ma tutto il resto si ha anche dal display di questo fantastico radiocomando, che veramente merita da questo punto di vista, perché comunque è veramente interessante pilotare un drone da questo display, nel senso che in certe situazioni dove magari si affretta o meno, magari si è in giro con la bicicletta, dice cara, qua lo faccio volare un attimo, tiri fuori il radiocomando, accendi, vai, voli, fai le riprese, vedi benissimo comunque quello che stai facendo, e quindi merita veramente. In più è un display veramente fatto bene anche dal punto di vista delle opzioni, delle assomiglie, diciamo, dal punto di vista strutturale di come è disposta la schermata, assomiglia un po' a quella del DJI Mavic, però qua a colori anche il menu, cioè qualsiasi cosa che andiamo a vedere in un display OLED in HD. A livello di qualità del materiale di costruzione veramente eccezionale, cioè il radiocomando veramente ad averlo in mano ragazzi vi lascia a bocca aperta, perché comunque è fatto veramente bene, anche le clochettine, il movimento delle cloche, tutto veramente eccezionale. L'unica cosa che non mi piace, che avrei evitato, o meglio li avrei fatti in maniera diversa, sono questi due tasti sotto, A e B, che ovviamente sono tasti tra virgolette aggiuntivi, sono per dargli funzioni aggiuntive, nel senso, se noi li vogliamo impostare per fargli fare altro, non servono per forza per pilotare il drone o per le impostazioni base del drone, che sono qua ovviamente, perché qua abbiamo il decollo, l'atterraggio, l'accensione, mettere in pausa la funzione che gli stiamo facendo fare o ritorno a casa. Qua abbiamo i soliti comandi del gimbal, fotocamera, riprese video, e ovviamente qua abbiamo una rotella che ci fa scorrere all'interno del menu, sia del menu del, se usiamo questo display, sia del menu del telefono, cioè non siamo obbligati per dire col dito a spostare a destra, a sinistra le varie opzioni, possiamo usare questa rotella che ci permette ovviamente di scorrere all'interno del menu, sia di questo display che del telefono. E ripeto, l'unica cosa negativa a questi tasti, perché secondo me l'errore è stato fatto, vabbè, uno, averli fatti in questa posizione secondo me, dove ci si picchia contro anche senza volere, nel senso che basta appoggiare le mani sotto per pilotare il drone e già spesso si schiacciano. Ovviamente io non ce li ho impostati per far niente, quindi non succede niente, però sentite che basta che io appoggio le dita sotto e questi si schiacciano. Secondo me andavano fatti o più incassati dentro, nel senso non sporgenti, perché sono sporgenti poco, ma un po' lo sono, quindi se invece si facevano incassati dentro, ovviamente con il dito si andavano a premere, andava bene, invece non si andavano a schiacciare accidentalmente, mentre ecco l'unica cosa quello, se no messi in un'altra posizione. Però qua sotto in realtà non sono scomodi, sono comodi averli sotto, che comunque con queste due dita si schiacciano, però andavano fatti un po' più incassati dentro nella struttura del controller, così almeno si evitava di schiacciarli accidentalmente. Quindi ragazzi, per il resto eccezionale. Il supporto del telefono funziona benissimo, nel senso il telefono rimane agganciato benissimo, poi a me piace molto averlo qua sopra come posizione, è sempre attaccato, quindi che basta chiuderlo così e il radiocomando, ok, spettacolo. Devo dirvi che veramente il radiocomando, veramente tanta roba, è una cosa che per adesso neanche DJI ha un radiocomando secondo me di questo livello. Adesso passiamo al drone. Allora, il drone è
partiamo subito dal presupposto che è l'unica vera alternativa al Mavic, nel senso che di tutti i droni richiudibili che ho provato fino adesso, di quelli che ci sono in commercio, l'unica vera alternativa al Mavic è questa. Ovviamente l'unica cosa negativa che ha però in questo essere l'unico rivale del Mavic è che non si trova in Europa, si trova solo, o meglio, non si trova da nessuna parte tranne negli Stati Uniti. Io l'ho comprato da Carolina Drones, poi vi lascio il link in descrizione nel caso lo vogliate acquistare o siete curiosi di vedere. Il sito veramente è uno shop online di droni, un negozio online, diciamo, è veramente veramente serio. In 5 giorni mi è arrivato dagli Stati Uniti, quindi consegnato con FedEx, è veramente stata una consegna precisa e veloce, cioè veramente, veramente complimenti allo shop online americano che si è comportato benissimo. Quindi l'unica nota dolente è quella, nel senso che lui è l'unica vera alternativa al Mavic, però allo stesso tempo non c'è, nel senso che c'è solo negli Stati Uniti, quindi se lo vogliamo lo dobbiamo acquistare. E purtroppo la garanzia ovviamente c'è, ma per farlo riparare bisogna spedirlo là, quindi la spedizione è a carico nostro, anche se il prodotto poi viene riparato in garanzia nel caso succeda qualcosa, però la spedizione per spedirlo in America e poi farlo ritornare è a carico nostro. Quindi questo, diciamo, bisogna essere consapevoli se si acquista questo prodotto che ci può essere questo intoppo. Dal punto di vista del drone, dal punto di vista qualità dei materiali, veramente eccezionale, probabilmente dal mio punto di vista meglio anche del DJI, dal punto di vista dei materiali, della qualità, cioè veramente quando si ha in mano questo prodotto e uno rimane a bocca aperta, perché veramente è curato, è fatto bene, 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 cioè è, non so, ha qualcosa quando si ha in mano, una consistenza che ancora di più di quella che si ha con un prodotto DJI. Veramente complimenti a Hotel Robotic da questo punto di vista, perché si sono veramente impegnati tanto e si vedono anche i risultati, nel senso che il drone anche da pilotare, da fare riprese video, è veramente eccezionale. Il vento proprio non lo sa neanche che cos'è, nel senso che se si vola anche con il vento non gliene può fregare di meno, cioè penso che ci debba essere un vento che sia una cosa allucinante per dargli fastidio. Parliamo della batteria, che secondo me è un'altra cosa molto buona che ha, nel senso, sempre non che sia meglio di una batteria DJI, però è una batteria che si, o meglio, la durata della batteria si porta tranquillamente sui livelli di un Mavic, nel senso che è una batteria che fa tranquillamente 26-27 minuti di volo effettivo. Comunque dopo, vabbè, dipende dalle condizioni, possono essere 25 anche, però comunque tanti minuti di volo effettivo. I sensori davanti che ovviamente aggirano gli ostacoli come il Mavic, i sensori posteriori che avvisano se ci stiamo avvicinando ad un ostacolo ma non fermano il drone, almeno che lo si usa in modalità principiante, tra virgolette, cioè questa funzione modalità principiante, allora anche in quel caso fermano il drone e non lo fanno andare a sbattere, altrimenti nella modalità tra virgolette esperto ci avvisa che ci stiamo avvicinando a un ostacolo, però non va a fermare il drone. Dal punto di vista dell'apertura e chiusura, fatto veramente veramente bene, nel senso che è pratico, in un attimo lo si chiude, funzionano bene le molle, tirano tantissimo il braccetto. Dal punto di vista del return to home, queste funzioni funzionano benissimo, infatti è stato l'unico, adesso se andate a vedere i miei video in cui l'ho testato, ho fatto i video recensioni dal punto di vista del funzionamento, il return to home è a livello di DJI, non so se ci sia qualche altro drone in grado di farlo. Lui è andato a 3 km, è tornato ed atterrato sul landing come fa poi un Mavic. Quindi ragazzi, anche da questo punto di vista, per quello che vi dico, è l'unica vera alternativa al DJI, ripeto, come drone richiudibile ovviamente, perché il confronto ovviamente è fatto tra droni richiudibili. Quindi è andato 3,5 km, è tornato sul landing come farebbe un Mavic Pro. Quindi passiamo alla fotocamera, ecco questo qua che è comodo, nel senso che chiude bene il gimbal, però vabbè, è un po' sì, semplice, nel senso non si sono impegnati tantissimo nel farlo, però fa il suo dovere bene, le copri gimbal. La fotocamera suo punto veramente veramente forte, perché funziona
benissimo ed è eccezionale. Ovviamente non ha un sensore da un pollice come quella del Mavic Pro 2, ma secondo me, adesso io non l'ho mai potuto fare un confronto con un Mavic Pro 2 perché non ce l'ho, ovviamente mi piacerebbe farlo, però non ce l'ho, c'ho il Mavic Air, c'ho questo e non ho un Mavic Pro 2, però la fotocamera secondo me si difenderebbe alla pari, perlomeno a luce normale, poi magari con poca luce, nel senso quando c'è un tramonto o l'alba, cioè questa luce, poca luce, probabilmente no, perché con il sensore da un pollice probabilmente il Mavic è tanta roba in quelle situazioni, cioè il Mavic Pro 2 intendo. Questo no, in quella situazione, però secondo me in condizioni di luce normali probabilmente se la gioca alla pari, in più questo riesce a fare 4K a 60 fps, quello che il Mavic Pro 2 non riesce a fare. Come per il Mavic Pro 2 ha la fotocamera in grado di fare 4K plus, ovviamente in quel caso non a 60 fps, ma in 4K diciamo standard è in grado di fare i 60 fps. Un'altra cosa eccezionale, il gimbal che funziona benissimo, l'immagine è stabilizzata in maniera eccezionale. Un'altra cosa positiva che ha questo fantastico Autelivo è che è in grado, come per le Mavic Pro 2, di registrare i video in H265 e H264. Ovviamente H264 è lo standard che c'è stato fino adesso, H265 è lo standard che sta iniziando ad arrivare, però purtroppo non tutti i software di editing video sono ancora in grado di supportarlo, quindi dobbiamo prima controllare che il software che andiamo a usare per editare i nostri video lo supporta. Allora in quel caso usiamo H265 perché ci dà una qualità video maggiore con una compressione maggiore, se no continuiamo a usare H264 come abbiamo fatto fino adesso, che comunque è più che eccellente dal punto di vista della qualità. Le prestazioni, ovviamente in modalità sport arriva a più di 72-74 km orari, cioè veramente velocissimo per un drone di queste dimensioni, di questo peso. Le immagini che ritornano nel nostro smartphone tornano in full HD, quindi anche questo è una cosa, diciamo, che si equivale con il Mavic Pro 2, e automaticamente, come poi fa il Mavic Pro 2, man mano che il segnale diventa debole o c'è comunque un'interferenza, quindi il segnale diventa un po' più scarso dal punto di vista del ritorno dell'immagine, scende di qualità e passa a 720p, un po' come fa il Mavic Pro 2. Applicazioni sono semplici ma molto curate, mi piacciono molto. L'applicazione è in inglese, però vabbè, è in inglese anche qua di DJI, quindi da quel punto di vista siamo alla pari, nel senso che anche se DJI lo vendono in Italia, l'applicazione è in inglese, e questa ovviamente l'applicazione è in inglese, però l'applicazione mi piace molto, semplice, curata e veramente pratica da utilizzare. Una cosa che ho notato che le applicazioni vengono sviluppate prima per Android che per iOS, nel senso che per iOS arriva sempre un po' dopo. Se c'è una versione beta o un aggiornamento dell'applicazione, arriva sempre prima per Android e non per iOS. Tipo adesso c'è disponibile una versione beta dell'applicazione, ma solo per Android. Per iOS c'è ancora quella ufficiale, mentre quella beta non c'è. Quindi viene prima sviluppata su Android, poi vengono fatte le versioni aggiornate anche per iOS. Ecco, quello un po' di solito mi capita sempre il contrario, nel senso che si tende sempre a, almeno DJI preferisce sempre un po' di più su iOS e poi sviluppa per Android, mentre qua succede il contrario. Adesso addirittura nell'ultima versione dell'applicazione, questa beta che vi sto dicendo, è stata implementata una funzione in cui abbiamo la modalità sport, la modalità diciamo di volo standard e un'altra modalità in cui lui è fatta apposta per fare riprese cinematografiche, diciamo lente, per avere un drone più preciso, nel senso in cui in automatico lui va in questo, se lo impostiamo in questa modalità, le cloche, le levette diventano molto delicate, nel senso poco sensibili, e quindi è più facile manovrarlo, e in più si può impostare le varie velocità, ci viene dato un elenco di velocità, tipo adesso non me le ricordo tutte, mi sembra che è tipo, adesso non mi ricordo i dettagli, tipo 7 km all'ora, 14 km all'ora, quindi noi scegliamo la velocità, e con la velocità massima che lui
in cui lui andrà. Quindi possiamo fare video in sicurezza, nel senso magari in situazioni un po' critiche dove dobbiamo fare delle riprese un po' precise e abbiamo anche magari degli ostacoli e dobbiamo girare lentamente, e in più anche le levettine rimangono meno sensibili, quindi meno brusco lui da utilizzare, e quindi rimane una cosa più dolce, nel senso che con le crocettine si ha una manovra più dolce. Questa è una funzione che però adesso per adesso abbiamo solo sulle applicazioni di Android nella versione beta. Ovviamente poi arriverà anche per iOS, sì, perché questo ovviamente è quello che mi hanno detto anche i costruttori, nel senso che è vero che non abbiamo un'assistenza a livello di cioè, o meglio, l'assistenza a livello di garanzia c'è, ma dobbiamo spedirlo. Però una cosa che devo dire a favore di Auto Robotics è la risposta che ci viene data alle email, nel senso che se noi contattiamo Auto Robotics, che ha un'assistenza 7 giorni su 7, veramente eccezionale, nel senso che se noi gli scriviamo un'email, tipo se io dovessi scrivere un'email adesso, entro 24 ore mi danno sempre una risposta. Non c'è mai stata una volta in cui non mi abbiano risposto. Quindi veramente tanto di cappello dal punto di vista dell'assistenza, perché comunque gli ho scritto più volte per magari informazioni, per capire certe cose o meno, mi hanno sempre risposto, sempre gentilissimi. Quindi dal punto di vista assistenza veramente eccezionale, in più 7 giorni su 7. Quindi da quel punto di vista Auto Robotics veramente mi è piaciuta tantissimo. Quindi ragazzi, secondo me, allora, le cose negative sono ovviamente problema nel caso ci sia un guasto in cui dobbiamo spedire noi, quindi a spese nostre la spedizione e il ritorno del prodotto a casa nostra, a spese nostre. Altra cosa negativa, diciamo i due tastini qua sotto che li avrei fatti in maniera diversa, quindi incassati dentro per non prenderci contro accidentalmente nel caso si vogliano usare. Terza cosa negativa, che ancora adesso c'è un po' il problema che con il gimbal a 0 gradi questa elica ogni tanto si vede nell'angolo rimane nell'angolo della registrazione, la punta. Quindi o si tiene ovviamente questo non a zero, cioè se il gimbal non è a zero, allora no, basta scendere di 4-5 gradi, già l'elica è impossibile che ci finisca dentro, se no ogni tanto questa in base, poi dipende dalla manovra che stiamo facendo, ovviamente che se andiamo all'indietro non succede niente, se andiamo lateralmente non succede niente, ma se andiamo in avanti questa punta dell'elica un po' si vede ancora nel display, o meglio nella registrazione. Quindi queste sono secondo me, le uniche tre cose negative che ho trovato in questo drone, perché veramente è eccezionale, cioè l'unica vera alternativa al Mavic Pro 2. E con delle cose secondo me migliori e delle cose, sto parlando non di qualità video, via dicendo, cosa sto parlando proprio a livello tecnico, nel senso che comunque abbiamo un 4K a 60 fps, quello è un dato di fatto. Sto parlando di questi dati di fatto, non che ha delle cose meglio, perché non ho potuto fare un confronto, non ce l'ho, ripeto, il Mavic Pro 2, quindi non ho un confronto a livello di funzionalità concrete, nel senso di volo, di riprese video, queste cose non posso dire se è meglio o peggio. Però a livello di certe caratteristiche tecniche sono un dato di fatto, quello sì, nel senso fotocamera a 4K a 60 fps, radiocomando con display OLED in HD per usare il drone anche senza lo smartphone, e in più ovviamente con un menu a colori e via dicendo, tutto quello che vi ho detto prima. E queste cose veramente fanno di questo drone un prodotto fantastico. I materiali, che ripeto, sono veramente eccezionali, nel senso che materiali veramente scelti con cura e che danno comunque una qualità esagerata a questo prodotto. Quindi ragazzi, queste sono le mie conclusioni su questo fantastico Autelivo. Non so se qualcuno è interessato a acquistarlo o meno, però cioè, se qualcuno è interessato a acquistarlo ha un dubbio o meno, tolto il discorso lo acquisto negli Stati Uniti e ho il problema garanzia, tolto quel passaggio, nel senso che se uno dice vabbè non me ne frega niente, lo compro lo stesso dagli Stati Uniti come ho fatto io ovviamente, tanta tanta roba, cioè veramente un prodotto che vi lascia a bocca aperta. Poi ripeto, dire se è meglio di un Mavic Pro 2 o no,
Non lo so, purtroppo non ho potuto fare un confronto perché non ho il Mavic Pro 2, però di sicuro se la gioca alla pari, di sicuro, ripeto, con delle cose meglio, con delle cose peggio. Quindi ragazzi, se questo video recensione, se avete dei dubbi andate a guardare tutti i miei video riguardanti l'Autelivo, ripeto, video dove l'ho testato sulla distanza, l'ho testato nel Return to Home, sul farmi seguire con il Follow Me mentre andavo con la bicicletta su una ciclabile e lui mi seguiva, cioè tutti questi video in cui l'ho messo alla prova, cercateli nel mio canale che ci sono tutti questi video in cui lo vedete in queste diciamo situazioni, e in più lo vedete nelle riprese video di tutti i posti in cui sono andato fino adesso, dove me lo porto sempre perché veramente dà tanto tanto gusto farlo volare e fare le riprese video con questo drone. Quindi ragazzi, se questo video recensione di questo drone dopo 2 mesi di utilizzo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!